La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, sta trascorrendo la quarantena con la sua mamma. Nella stessa casa c'è anche il suo amatissimo fidanzato Goffredo Cerza, oltre al marito della conduttrice Tommaso Trussardi, le sorelle Celeste e Sole e la sua grandissima amica Sara Daniele, figlia del compianto artista Pino. Ora la giovane ha deciso di annunciare un'importantissima novità personale durante un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. Questa convivenza inaspettata e per certi versi forzata, vista l'emergenza sanitaria, ha migliorato moltissimo il rapporto di coppia, a tal punto che è stata presa una decisione netta per il futuro. I due sono pronti a vivere sempre più in maniera seria il rapporto amoroso e per questo hanno intenzione di andare a convivere, una scelta che sicuramente riempirà di gioia anche sua madre, visto che le due hanno un legame bellissimo e condividono praticamente tutto. Questo quanto dichiarato dalla ragazza: dopo 3 anni andremo a convivere. Sì, questa convivenza sta andando alla grande, non ci siamo ancora mandati a quel paese. Stiamo insieme da 3 anni. Abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra ed oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c'è intorno a noi. Sappiamo di vivere una condizione di privilegio, e ne siamo grati, ha aggiunto ancora la Ramazzotti. E il partner ha detto: se la situazione del virus migliorerà, resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme. Aurora ha poi confessato che il rapporto tra mamma Michelle e Goffredo va più che bene, eh sì, lo coccola. Dopo 3 giorni che stavamo insieme, ho portato Goffo al compleanno di mia madre e alla mia famiglia, è piaciuto subito. Ringrazio il cielo di avere dei genitori aperti, amichevoli, senza pregiudizi verso nessuno, con cui posso parlare di tutto. Punto con la complicità delle Iene. Aurora si è resa protagonista di uno scherzo alla Hunziker, fingendo che il suo fidanzato stesse flirtando con l'amica Sara. La ragazza e Goffredo inscenano un momento intimo e Michelle, dopo essere stata avvertita dal marito che giura di aver sentito strani rumori, li trova semisvestiti in una delle camere. Ma poi, dopo momenti di imbarazzo, spunta la verità e Michelle si tranquillizza.